Sono Elvio Sagnella, vengo dalla provincia di Benevento, San Lorenzello, un paese, una città della ceramica, una delle 35 città della ceramica in Italia, e ho un'attività artistica nel mio paese che faccio in pratica da quando sono nato, perché ho fatto solo questo nella mia vita. Mi avvalgo, quando vado in giro un po' per l'Italia, soprattutto di collaboratrici, perché ritengo che le donne abbiano una particolare predilezione per l'arte ceramica e soprattutto hanno maggiore sensibilità, soprattutto quando si tratta di lavorare con i bambini e di spiegare delle cose. Con me ho Benedetta Del Monaco, che viene da Grottaglie, che è un'altra città della ceramica, Concetta Di Cecca, che viene da Calitri, che sarà prossimamente un'altra città della ceramica, e Angela Cialeo, che lo stesso viene da Calitri, mentre Alessia è una mia quasi compaesana della provincia di Benevento, anche lei lavora alla ceramica da un po' di tempo e quindi è un'appassionata. Questa esperienza con i bambini a Paola è sicuramente una cosa molto toccante, perché i bambini hanno la capacità di creare gioia e di inserirsi subito in un contesto anche artistico come il nostro, che è sicuramente difficile. È stata due bellissime giornate, una dedicata all'argilla e l'altra dedicata alla decorazione. Chiaramente i bambini sono vulcanici, quindi non è facile gestirli per molte ore. Magari abbiamo avuto la pretesa di lavorare troppo con loro, non considerando la loro tenera età. Però credo che siano stati felici di quello che siamo riusciti a trasferire. Spero che questa cosa possa piacere soprattutto al posto, alla città, in modo che magari un giorno possiamo creare un mero laboratorio di ceramica che, anziché di durare solamente 2 giorni, possa avere qualche giorno in più per poter permettere poi di cuocere gli oggetti e vedere il risultato finale. Sicuramente per noi questo è un posto abbastanza particolare, per me in particolare. Io sono venuto diverse volte a Paola. San Francesco è un santo molto molto tenuto in considerazione in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi è un posto che comunque ti crea un'atmosfera magica all'interno e ti dà magari la forza in più per poter fare delle cose. Siamo felici di averlo fatto e siamo contenti di aver lasciato una piccola traccia della nostra arte ceramica.